Ebbene amici fratelli della congrega, questo è il mio mood, il mio modo di appellarvi a voi. Sono le 14:18 del 28/10/2022. Fra 3 giorni sarà Halloween, farete il ponte dei sospiri. E sospiriamo e non ci impappiniamo. Allora, posto di amene speranze, diverse smart, calambura, aneddoti, curiosità, recensioni sulla settima art. Uomini fintamente artisti, non avete nulla di artistico, siete deflessi, depressi, repressi, frustrati, andate anche frustati. Allora, velocissimamente recensiamo una recensione sui generis, diciamo sganciata da vincoli editoriali, da canoni standard che vi ascrivono e vi stradano, diciamo, a un tipo di planimetria della vita, troppo inquadrata, diciamo. E secondo quelle che sono le architetture degli ingegneri che hanno architettato assieme agli architetti, dicevo, recensiamo il secondo capitolo della saga di David Gordon Green, di cui negli scorsi giorni disaminammo, usiamo il plurale maiestatico, profonditamente l'ultimo capitolo, chapter, capisci? Chissà se poi è veramente definitivo, ovvero l'ampiamente, secondo me, sottovalutato, invero niente affatto disdicevole. Anzi, a nostro avviso, sarà interessante e notevole Alan Hans, episodio conclusivo, naturalmente, del sequel, del capostipite, di tale riesumazione, potremmo dire, grignana, non di Gianluca Grignani, dell'originario capolavoro carpenteriano. Lei di lavoro? Farà il ponte? Fa? Il carpentiere? Bravo. Io ho scritto un libro su Carpenter. Si informi, lo cerchi online e lo acquisti. Lo accatti coi soldi? Lo so, sono pochi. Adesso c'è questa storia dei 10.000 euro in contanti. Da parte di Zuccone, allora firmato nel 78 ovviamente da John Carpenter, che di tale operazione è patrocinatore assoluto e fiero autore, fautore, non è lui l'autore, l'autore, il regista, director di questo film, fautore, secondo noi ha ragion veduta, come si suol dire, in quanto oltre alla colonna sonora che diciamo è un po' mutata, commutata, modificata, ma appartiene al carpentiero, al Carpenter, ecco. In quanto Gordon Green, facciamo serie adesso, dobbiamo utilizzare, diciamo, una voce da speaker radiofonico. In quanto Gordon Green non è l'ultimo avvenuto ed è un regista. Adesso mettiamo su un pezzo musicale dei Sex Pistols. È un regista brillantissimo, sperimentatore nato, uomo colto e raffinato, in grado tranquillamente di spaziare in ogni genere. Fanno rumore nel piano di sopra, districandosene con impari stile amabile e perfino originale. Originale lo è questa mia recensione, fra alti e bassi, fra rumors, no, originale lo è anche in tal caso, anche in occasione, giusto appunto, di questo suo aver ridato vita The Shape, Alice Boogeyman, per excellence, del team horror più slasher, abbiamo detto, c'è Michael Myers, slasher con Chapter, è chiaro, inutile pleonastico specificarlo, ma ci pare duopo, comunque chiaramente enunciarlo, simbolizzazione del male per antonomasia, dotato, un superdotato, quello, uno spadone, no, usi coltellone, di ancestrali poteri semi-sovrannaturali, dei più invincibili, paurosamente credibili, fino anche talvolta grottescamente ridicoli e realisticamente impossibili. Myers non è bello, impossibile, con gli occhi neri non glieli vediamo, li scorgiamo, intravediamo il suo viso, qui interpretato da due attori distinti. È un uomo distinto questo, di apostrofi distinto, molto distintivo. Dicevo, Myers è altresì l'esemplificazione dell'emblema apoteotico, crudelissimo superlativo del Babel, durissimo a morire, rinascente lui stesso dalle apparentemente, qui c'è il pezzo alla falotico poetico, fra l'altro ha portato delle correzioni, c'erano un paio di refusi, commissario Falò, riedizione, e continuiamo adesso con un'ottima addizione, rinascente lui stesso dalle apparentemente sepolcrali ceneri del suo aver arso vivo la sua esistenza già a 6 anni quando assassinò efferatamente, consciamente o inconsciamente sua sorella e il suo ragazzo nella sua abitazione dimora oramai divenuta un haunted house, lì la divelta divenuta fantasmaticamente spettrale, la prigione mesmerica, esoterica, no, mnemonica del suo trauma, forse neppure tale. Perché ripetiamo, Myers non è un tal dei tali, non è diventato un tale, orrendamente, disgraziatamente, incurabilmente cattivo in seguito. Comunque questo è il seguito del primo, no? Inseguitelo! Così come di solito avviene per i mostri, è un episodio, insomma, non è divenuto così per colpa di un episodio traumatico patitogli, ingiustamente successogli, a causa di eventi in cui o per cui lui ebbe poco successo, neanche sesso, questo non ha mai scopato, ma ha sempre sgozzato e continua a sgozzare. Va decollato,
diventi funesti e profondamente avversi, in seguito cioè a circostanze tristemente negative, bensì per connaturata indole terribilmente maligna, sì, innatamente insita in lui, sin dai primordi dei suoi primi erronei, orrifici battiti vitali e aberranti respiri malvagi e mefitici. Uomini allucinati, storditi, sgozzati, trucidati, sarete da Myers morti ammazzati, perché dai, basta con le lamentele. Allora, qui ci vogliono le palle per farlo fuori. No, per affrontare la realtà. Io sono sfrontato. Sono in viso a molte persone che non si fanno vedere però in viso. Si mascherano. Allora, è il male intrinseco, l'uomo nero delle favole dark infantili o adolescenziali. Ci sono le ragazzine dark che amano, diciamo, i fantasy, no? Dicevo, perché la strega viene di notte con le scarpe tutte rotte e non ti offre nel giorno dell'Epifania, ma che befana, bensì della notte di ogni Sunday. Abbiamo detto uomini cadaverici. Ogni santo, il giorno dei morti, una calza a nylon da sensuale figa inaudita. Beh, che cos'è questa volgarità? Siamo cascati nel triviale? No, no, non ti strappo le mutande. Perché se ti strappasse le mutande, arriveremo, speriamo che lei arrivi, non sia frigida, all'anale e anche al vaginale, se vuole. Ma il cuore te lo disossa e ti scarnifica dietro una maschera come forse si cela. Un uomo che ha un cuore, diciamo, metaforicamente. È la rappresentazione di un gelo, no, si cela un uomo che nell'anima è pelle e ossa, cioè scheletrico e arido da far paura. Ma è un film di paura questo, perversamente malato in maniera insanabile, un uomo prosciugato d'ogni amore, un uomo che è nel terzetto dei monsters che coltelloni quali Leatherface, diciamo, faccia di cuoio, aprite quella porta, Freddy Krueger, fa la sua porca figura. Porca da non confondere con porta. E se la batte per il primato, sì, è una scimmia. Allora, quindi ci sono i primati? No, dicevo, del podio del più porco, del più immoralmente stronzo in modo immortale, sin dal carpenteriano imitatissimo prototipo. Cari topi, andiamo avanti. Allora, è un cinema, quello di Gordon Green, originale, perché diciamo si sgancia dai topos, dai topoi, diciamo, e riesce a ricreare, diciamo, questa creatura carpenteriana in maniera originale, diciamo, e poi c'è tutto da fare, diciamo, un'esegesi, secondo quella che è l'esegetica. Siete persone esigenti e voi pretendete che questo Gordon Green realizzi un masterpiece, ma lui non frega nulla, vuole realizzare un cinema commerciale di intrattenimento, entertainment, diciamo. E quindi qui c'è tutto il mio endorsement, cioè il mio appoggio nei suoi confronti, perché adesso un pezzo così lirico, Myers, cioè con le lyrics, no, cantiamo? A mo' di tarantella, una recensione bella, rappeggiante. Myers spalanca le fauci, metaforicamente inghiottendo e deglutendo, no, parlando dei suoi coltelli affilati, riperpetuando le incisioni, copia carbone dell'antesignano masterpiece di John. Che generò e ingenerò tantissimi seguiti apocrifi e più o meno riusciti, epigoni, epigoni e vari episodi già, cari degenerati dei più variegati. Sul canovaccio del primo qui ritorna Will Patton nei panni dello sceriffo che sembrava morto ammazzato, invece a quanto pare vive e vegeto, assai ferito ma resuscitato. Nelle scene che vediamo di flashback citazionista, La notte delle streghe, che è il sottotitolo di Carpenter, or vi pongo miei uomini di pongo, sì, io vi plagio, vi plasmo, no. Mangiate, sì, liofilizzati, plasma, no, vi pongo un bel quiz, ignoranti pressapochisti, e squallidi, squali, sono io che mangio voi, lo squalo sono io, neofiti, sono di repertorio o create ex novo, con tanto d'aggiunta posticcia di un Donald Pleasance in Alessi, re di vivo, torna a casa Alessi, qui ritorna, ma digitalizzato o no? Oppure recuperato dalla pellicola originaria? Bravo. Allora, sono new entries, fa la new entry dei panni di un ex bambino cresciuto e fin troppo pasciuto e corpulento, questo mangia? Scampato alla strage originaria di Myers, entry di Michael Hall. E qui nessuno si salva. Si salva chi può, aiuto. Forse neppure il film, che è più bello secondo me del primo, ma più brutto del terzo. Che se non fosse per la mano svelta e non pochi guizzi visivamente funambolici di Green, cadrebbe a pezzi in maniera insostenibile, rovinosa. E un film che va bruciato come quella casa nel finale. E poi arrivano i pompieri con tanto, qui ci voleva Kurt Russell, Jena Plisken, ci voleva proprio un uomo carpenteriano per affrontare questo qua, o Kurt Russell di Backdraft, fuoco assassino. No, perché se Myers, malgrado le picconate e i colpi d'ascia che riceve a man bassa, rimane sempre in piedi, se non è morto bruciato, ma se salvato per miracolo, la violenza stavolta abbonda, in modo compiaciutamente esagerato e ingiustificato. Un uomo che ti stravolge, ti prende e spacca tutto qua. Ecco,
Cosa? Allora, e il film sbanda narrativamente sangue nella pazienza dello spettatore di sangue, terminando con una carneficina spropositata ove la figura è imbattibile e quasi, diciamo, supermistica, se volessimo, diciamo, agganciarci, diciamo, alle filosofie di Nietzsche, a qualcosa di nicciano da rapportare al cinema, diciamo, per un'analisi, non analessi, diciamo, e neanche un'anale, che comunque con Jamie Curtis di True Lies avrei fatto volentieri, no, dicevo. Quasi superomistica in senso raccapricciante di Myers, assume finalmente consistenza e forma sostanziosa, paranormale delle più disumane, allucinanti, al contempo granghignolesche e tragiche, quasi ridicole. Una recensione velocissima, torneremo su Halloween, forse proprio col capolavoro che ha dato origine al mito di Myers, al mito di Carpenter, al mito del cinema horror inteso in un'altra forma, diciamo, The Shape, la forma dell'acqua che c'entra, il mostro Guillermo del Toro, la mostra della laguna, The Shape of Water che vinse il Leone d'Oro, vabbè, ma questa maschera, che non viene mai imbrattata, lui ammazza di qua e di là e mai si sporca di sangue, ma di cosa è fatta? Di lattice respingente. Uomini, coi denti da latte, io non sono un uomo di latta, non sono il Leone d'Oro, no, sono il Mago di Oz, sono Joker, non lo so chi sono. Sto qua, di là, macquato al buio, appaio, ricompaio, scompaio, non lo so. Questo libro sta qua, il commissario Falò, devo recitare l'ultimo capitolo per l'audiolibro Avvenire. Uomini senza un avvenire, tutto attaccato, con due V, la V di vagina e la V di vulva.